Buongiorno a tutti, siamo a Modena insieme a Franco Vaccari nel suo studio per aderire al format 2 minuti di Mambo. Insieme a Franco Vaccari parliamo quindi della sua opera, di un'opera che è custodita nelle collezioni del Mambo, un'opera del 1987. Franco, quindi raccontaci un po' di questa opera e soprattutto anche del contesto in cui questa è stata prodotta negli anni Ottanta. Allora, quello era un periodo in cui l'ondata di opere a base fotografica era cessata, cioè c'era stato un ritorno alla pittura e di fotografia, non si vedeva più tracce. Io invece ho continuato a lavorare con immagine fotografica e anzi l'ho enfatizzata perché l'opera di cui adesso vi parlerò è stato un riporto fotografico su tela di grandi dimensioni perché è quasi 2 metri per qualcosa. L'opera si intitola Melancolia, che è il titolo di un'opera, di una delle incisioni più importanti del Dürer, che si riferisce, lo dimostra il titolo, a uno delle... come si può dire, a uno degli archetipi dell'artista, degli archetipi riferito al suo ascendente psicologico, cioè l'artista veniva nel periodo in cui lavorava Dürer, veniva visto come la personificazione del carattere melanconico, mentre c'era il tipo sanguigno, c'era il tipo flemmatico, il carattere tipico dell'artista era il carattere che si riferiva a Saturno, era il carattere saturnino, era il carattere appunto melanconico.